29 settembre 1943. Nasce Lech Wałęsa. Operaio elettricista nei cantieri di Danzica, leader del sindacato indipendente Solidarność, è stata una delle figure principali nelle vicende che hanno portato alla caduta dei regimi comunisti europei. Abile mediatore, convinto sostenitore della necessità di evitare lo scontro diretto col potere, viene comunque imprigionato per un anno come esponente dell'opposizione di ispirazione cattolica. Liberato nel 1982, nell'ottobre 83 gli viene assegnato il premio Nobel per la pace, ma a ritirarlo invia la moglie Danuta, per timore che le autorità gli impongano l'esilio. Il sindacato, intanto, sempre più protagonista della scena politica e mediatica internazionale, viene dichiarato dal regime fuori legge, ma resiste per molti anni grazie al sostegno materiale e morale della gerarchia cattolica, guidata a Roma dal polacco Papa Wojtyła. Nel 1989, finalmente legalizzato, Solidarność, creatura di un intrepido elettricista, amico di un pontefice santo, diviene il principale soggetto della transizione dal comunismo alla democrazia. Eletto Presidente della Repubblica nel 1990, Lech Wałęsa, nel tentativo di rafforzare il ruolo della Chiesa Cattolica Polacca nella vita sociale e politica della Polonia, viene isolato dalla maggioranza parlamentare. Terminato il mandato nel 1995, alle successive elezioni verrà sconfitto da un ex comunista, Aleksander Kwasniewski.